Sardegna, sì, sì. Parliamo di secoli, parliamo di molti, molti anni fa. Ho fatto il primo film sul banditismo, si chiamava Sequestro di persona di Gianfranco Mingozzi. E l'abbiamo girato non nella zona di Cagliari, ma nella zona di Olbia. E è un aneddoto molto divertente è questo, che allora i produttori non volevano, cioè, pagare, cioè è sempre stato così, cercano sempre di pagare il meno possibile. Allora io ero appena rientrato dagli Stati Uniti, dove avevo fatto questa commedia musicale Camelot, naturalmente le avevo conosciute tutte le attrici, anche quelle che emergenti, tra cui Faye Dunaway, che aveva, in quel momento aveva appena finito Bonnie and Clyde. Allora io al produttore, era Silvio Pimentelli, ho detto: Silvio, c'ho un'attrice per te, che è Faye Dunaway. Ma chi è? Lui si informa, però voleva troppi soldi. E allora praticamente, allora mi fa: no, no, una che costa di meno. Dato che avevo visto un altro film inglese con Lynn Redgrave, James Mason, Alan Bates, Georgie Svegliati, e avevo visto questa attrice che faceva una piccola parte. E allora ho detto: guarda, ho visto un'altra attrice inglese, come si chiama? Charlotte Bradley. Praticamente è stata presa come mia partner e in seguito a quel film l'ha preso Visconti, la Cavani, insomma ha fatto una carriera incredibile, ma lo deve proprio a questo film fatto in Sardegna.